prestazioni. È l'Audi più potente di sempre. Efficienza del mondo elettrico è un manifesto. Infotainment, ufficio semplificazioni, affari complicati. Comfort, mai state così valutate simili prestazioni. cavalli, pur se per soli 2,5 secondi, grazie al boost, i due motori elettrici forniscono un valore record per la storia di Ingolstadt. Costantemente invece ce ne sono un graffio meno di 600, 598. Il cronometro decreta la sua eccezionalità, 2,97 secondi nello 0-100, meno delle Herculea RS6 e addirittura della supercar di casa Audi, la R8. Questo perché, a differenza di tutte le altre auto elettriche, ha una trasmissione automatica dotata di cambio. Due rapporti che le consentono un'accelerazione brutale. Ed è nello 0,60 che lascia esterrefatti, surclassando svariate supercar a motore termico. Lei entra come un fulmine in questa nuova era elettrica, senza urlare, senza ostentare, essere più che apparire. Una RS più, mettetela così, che prova a vedere se le super prestazioni possono avere a che fare con l'idea di un mondo migliore. Piattaforma e powertrain. La RS e-tron GT ha una liaison forte con la Porsche Taycan. Questo layout rappresenta lo stato dell'arte in fatto di tecnologia applicata all'auto elettrica. Scopo massimo rendimento, sempre, dal primo all'ultimo chilometro di autonomia. La speciale progettazione della sua elettronica consente di avere la batteria in condizioni sempre perfette. Il vero trucco dell'efficienza di questa RS. Infatti eccelle nella gestione termica della batteria e nelle performance di ricarica. Vuol dire un sistema di raffreddamento particolarmente sofisticato, che consente alla batteria di lavorare in una finestra ideale, cioè tra 30 e 35 gradi. Ci sono ben 4 circuiti che lavorano in modo interconnesso tra loro per garantire questo. Alla performance della ricarica, invece, ci pensa una rete elettrica a 800 volt, quando tutte le altre sono a 400. Significa dimezzare l'intensità di corrente a pari potenza erogata dai motori e quindi il loro riscaldamento, oltre che favorire la rapidità di carica. Alle colonnine Superfast bastano 5 minuti per incamerare 100 km di autonomia. E come valore massimo, parliamo di una media rilevata di 341 km. Crasi di informazione e divertimento. E questi due aspetti vengono fugati in modo eccellente attraverso la parola o un semplice click. Il display centrale da 10.1 leggermente orientato verso il guidatore ospita un'interfaccia chiara e immediata nonostante le tante funzioni. Non sempre così. Anzi, più la ricchezza di opzioni cresce, più diventa difficile usufruirne con semplicità. Lei ci riesce. Pianifica il viaggio in base ad autonomie e colonnine lungo il percorso. La guida predittiva. Se al rumore del termico si è troppo abituati e non se ne può fare meno, la soluzione si chiama e-tron Sport Sound. Altoparlanti esterni e interni emettono una sonorità vagamente simile a un vuoto quando si è al minimo, per poi cambiare tono e intensità con l'aumentare dell'accelerazione. La maggior silenziosità delle auto elettriche ormai è scontata. Così come il concetto di comfort abbinato a un Audi, piuttosto normale. Però qui non mancano vetri isolanti a doppio strato davanti ai fianchi e sospensioni pneumatiche a tripla camera. Se aggiungete che il motore, volendo, è muto, non farete fatica a capire che a bordo di lei è silenzio assoluto. Sensazione surreale amplificata dalla notevolissima scorrevolezza. In rilascio, la velocità si riduce molto lentamente, segno di un modesto assorbimento energetico all'avanzamento. Il CX è ottimo, 0,24. Efficienza ancora per giocare con la velocità o risparmiare? Ecco dunque le 4 cose che dovete sapere sull'Audi RS e-tron GT. Troverete la prova su 4 ruote e 4 ruote premium. E voi cosa ne pensate?